Il 3 maggio 2021 ho aperto il mio canale YouTube caricando il primo tutorial completo su come utilizzare Wix. Il mio obiettivo è sempre stato quello di farvi vedere e dimostrarvi che con Wix è possibile creare un sito web professionale al pari di altre piattaforme, se non addirittura al meglio. Da allora ho pubblicato tantissimi altri video, anche se quello che mi ha dato più soddisfazione e soprattutto è piaciuto di più a voi è proprio il primo, che ha raggiunto le 17.000 visualizzazioni. Questo che stai guardando è il primo di una serie di video che andranno a formare un tutorial completo su come creare un sito web con Wix nel 2021. 2023. Ciao, io sono Guido, benvenuto o bentornato sul mio canale. Come già anticipato prima, questo sarà un tutorial davvero lungo e dettagliato e per questo motivo ho deciso di sezionarlo e di andare a creare più video. Rispetto al 2021 sono cambiate davvero tante cose. In primis, l'editor è stato migliorato e i nuovi elementi e le funzionalità che sono state aggiornate potranno rendere il tuo sito davvero unico. Ti assicuro che questi video saranno pieni di consigli utili e pratici, quindi mi raccomando, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti l'uscita dei nuovi tutorial. Questo invece è il sito che andrò a riprodurre. Ovviamente è stato creato da me in precedenza proprio per questo tutorial e la cosa molto importante è che per ogni sezione che inserirò mi sposterò sull'editor mobile per sistemarlo e rendere il sito 100% responsive. Dopo questa lunga premessa, ora è il momento di iniziare questo nuovissimo tutorial su come creare un sito web con Wix nel 2023. Quando ho detto tutorial completo non scherzavo, infatti ho deciso di partire proprio dalle basi, da zero, cioè dall'iscrizione. Quindi apri il tuo motore di ricerca preferito, nel mio caso Google, e scrivi Wix login. Clicca sul primo link in alto e come vedi nella prima schermata ci chiederà di registrarci. Ora, dà la possibilità anche di farlo sia con l'account Google che con il profilo Facebook, ma io ti consiglio sempre di farlo con una mail per tenere separate le due cose. Perché nel caso in cui tu appunto perdessi le credenziali di accesso sia del tuo account Google che della pagina Facebook, automaticamente anche l'accesso a Wix andrebbe perso. Quindi mi raccomando, almeno il mio consiglio è quello di farlo separatamente, utilizza una mail. Io ne ho creato una apposta che vado a inserire e poi riconfermare sotto. E poi bisogna creare una password rispettando queste, diciamo, informazioni. E in seguito clicca su Registrati. Da questa schermata Wix ti propone una sorta di quiz che poi porterà a personalizzare il tuo pannello di controllo. Puoi farlo benissimo, io però consiglio sempre di fare salta in basso a destra. Clicca su Continua e questa è la prima schermata che ti apparirà subito dopo aver fatto l'iscrizione, il tuo pannello di controllo. Prima di procedere con la creazione del sito, voglio farti vedere dei passaggi molto importanti per quanto riguarda la sicurezza del tuo account. Se clicchi in alto a destra e poi vai su Impostazioni account, qui innanzitutto dovrai compilare delle informazioni base, che io adesso non vado a fare, però banalmente il tuo nome, il tuo cognome, e in seguito ti chiede di confermare il tuo indirizzo email oppure di attivare l'autenticazione a due fattori. Sono appunto dei passaggi di verifica per proteggere il tuo account. Io personalmente li ho attivati tutti, anche la verifica tramite SMS oppure appunto con un'app di autenticazione. Io utilizzo Google Authenticator. Qui sta a te decidere, io perché si tratta del mio lavoro, li ho attivati tutti. Il mio consiglio è di fare sicuramente la conferma dell'email e poi di attivare almeno uno tra l'autenticazione a due fattori o la verifica via SMS. Ora torniamo indietro sul pannello di controllo e per creare il tuo sito web puoi cliccare su Modifica oppure puoi spostarti da questo pannello e vai su I miei siti e da qui puoi notare che Wix ti ha già creato un sito in automatico, ovviamente vuoto. Noi possiamo cliccare su Seleziona sito e poi nuovamente su Modifica. Ecco, anche qui Wix ti propone dei passaggi da completare. Io non lo vado a fare perché ho già un mio account. Però qui banalmente devi inserire il nome della tua attività, la tua email, il tuo indirizzo e un numero di telefono, insomma tutti i dati che servono per appunto aumentare la sicurezza del tuo account. Puoi anche farlo, io faccio su Salta. Qui ti chiede di scegliere un tema che ti piace per appunto personalizzare ancora di più il tuo editor, quindi caratteri e fonti, io faccio Salta. Anche qui, design della home page, ti propone dei piccoli template, io voglio partire dall'editor vuoto, quindi vado su Salta. E ci chiede anche di aggiungere delle pagine al mio sito, vedi, sempre pagine con dei template, chi siamo, servizi, prodotti, eccetera, eccetera. Io faccio sempre su Salta.
Congratulazioni, il tuo sito è attivo e funzionante. Wix dice così appunto perché ti propone, anche se tu hai rifiutato tutti i passaggi, un piccolo template. Da questa schermata possiamo tornare o indietro sul pannello di controllo, quindi quello che abbiamo visto prima, oppure cliccare su modifica sito. Eccoci all'interno dell'editor di Wix. Anche se non abbiamo selezionato nessun tipo di template, non abbiamo aggiunto pagine, Wix per aiutarci ha inserito quelle che sono, diciamo, le pagine principali: chi siamo, servizio, prodotti, contatti, eccetera eccetera, con anche una piccola schermata. Prima di iniziare il video vado a rimuovere tutto. L'editor è completamente vuoto, ma prima di iniziare a progettare il sito che vi ho mostrato nella intro, dobbiamo andare a importare e personalizzare i colori font, ovvero appunto gestire il design del nostro sito. Di solito, se hai un logo, si parte utilizzando quei colori e il font che è utilizzato per crearlo. Se invece non hai ancora idea di cosa utilizzare, online puoi trovare tantissime risorse che ti possono aiutare. In descrizione ho aggiunto link di pagine Instagram che propongono combinazioni tra colori e caratteri molto utili. Ah, ovviamente, già che vai su Instagram, non dimenticarti di seguire il mio profilo, perché anche lì troverai ulteriori consigli su Wix. Tornando a noi, per settare il design del sito, spostiamoci sulla barra laterale di sinistra, dove troviamo tutti gli elementi che Wix mette a disposizione, e clicchiamo su design sito. Poi clicchiamo su tema, colore, testo, su personalizza, e poi come prima cosa settiamo i colori. Come vedi, i colori sono 5. Io ho scelto come primo un bianco puro e poi andrò a inserire varie tonalità di rosa e viola. Clicchiamo sul quadrato e andiamo a inserire qui il codice del colore. Ok, una volta impostato il colore, torniamo indietro e clicchiamo su testo. Qui invece propone 6 titoli di dimensioni diverse e 3 paragrafi. Andiamo a impostare il nostro stile. Clicchiamo sulla matita e il carattere che ho scelto per questo sito si chiama Overlock. E per il titolo 1, cioè quello più grande, andrò a inserire 80 pixel. E come colore usiamo un nero puro. E poi clicchiamo su Applica. Facciamo la stessa cosa per tutti gli altri titoli. Completati i titoli, ora spostiamoci sui paragrafi, che come vedi sono 3, e di solito io scelgo come paragrafo 1 18 pixel, paragrafo 2 16 e poi per il terzo 14 pixel. Una volta completata questa operazione, quindi settato il design del sito, avrai già una base solida per iniziare a progettare. Questo passaggio ti aiuterà anche a velocizzare la creazione del tuo sito web, perché ogni volta che tu andrai a importare un titolo oppure un paragrafo avranno sempre lo stesso carattere, le stesse dimensioni. Ma man mano che andiamo avanti con il tutorial ti accorgerai di quanto sia utile questo passaggio. Ok, ora siamo pronti per iniziare a creare il sito. Andiamo a rivederlo un attimo. La prima cosa che andremo a creare di questo sito web è la parte in alto, cioè l'intestazione. Questa parte viene visualizzata su ogni pagina del sito e di solito contiene le informazioni più importanti, come il nome dell'attività, magari il menu, che in questo caso non c'è ma viene gestito in un'altra maniera, come vedi è laterale, e poi una call to action, un tasto che in questo caso è contattami. Andiamo a vedere come crearlo. Allora, questa è l'intestazione, voglio aumentare la sua larghezza. Per farlo la seleziono, poi clicco su strumenti, barra degli strumenti, mi sposto sull'altezza e invece di 80 vado su 100, mi sposto sulla barra laterale degli elementi e vado a inserire una striscia bianca. Ok, questa striscia, sempre utilizzando la barra degli strumenti, gli modifico l'altezza e la faccio uguale alla intestazione, quindi 100. Poi faccio layout
e vado ad aggiungere una colonna. Questo passaggio, cioè l'utilizzo delle strisce e delle colonne, è fondamentale per rendere il tuo sito 100% responsive e quindi visualizzabile correttamente anche per la versione mobile. Abbiamo inserito la striscia con le due colonne che poi andranno a formare l'intestazione. Ora bisogna aggiungere il nome dell'attività e poi il tasto. Allora andiamo su aggiungi, testo. Come vedi abbiamo la selezione dei titoli e dei paragrafi che abbiamo impostato prima. Io vado a selezionare un titolo 4. Lo sposto e lo trascino all'interno della colonna. Come vedi esce associa a colonna. In questo modo basta rilasciare e il testo andrà automaticamente ad essere associato alla colonna. Quindi io poi seleziono la colonna, come vedi, ovunque io vado a spostarla, si porta dietro anche il titolo 4. Allarghiamolo un po'. Modifichiamo il testo e scriviamo Jessica Rossi e il punto. Il punto lo seleziono e vado a cambiare il colore, gli do il primo viola. Ora va aggiunto il tasto, sempre sulla barra degli elementi aggiungi, tasto, ne seleziono uno, magari questo, e lo porto sempre su associa a colonna. Andiamo a modificare il testo. Prima di tutto non tasto ma contattami. Ok, poi selezioniamolo, barra degli strumenti sempre, andiamo a dargli una lunghezza di 170 pixel e un'altezza di 45. Poi clicchiamo su design e andiamo a modificare appunto l'aspetto, personalizza design. Il colore dello sfondo va bene, il testo invece di paragrafo 3 facciamo paragrafo 2, così è un po' più grande. Bordi, mettiamo un bordo di 2. E il colore va bene questo, altrimenti se vuoi modificarlo basta cliccare e selezioni il colore. Andiamo a dare un raggio di 100 a tutti gli angoli. Poi spostiamoci su passaggio del mouse. Il colore lo eliminiamo completamente. Il testo lo facciamo del colore viola. E i bordi va bene. Ecco che se facciamo un'anteprima qui in alto a destra, possiamo vedere che abbiamo ottenuto questo effetto al passaggio di mouse. Ora, come vedi, il colore di questa striscia è leggermente più scuro, è un grigio rispetto al bianco della pagina. Quindi cosa faccio? Seleziono la colonna 1, modifica sfondo, e vado a rimuovere completamente il colore. Stessa cosa per l'altra colonna. E vado a inserire l'intera striscia all'interno dell'intestazione. Gli elementi aggiunti all'intestazione sono visibili su tutte le pagine. Ecco che abbiamo creato la nostra intestazione. Adesso andiamo a modificare lo scorrimento, il design di questa intestazione. Clicchiamo sui tre puntini in alto a destra, altre sezioni, poi andiamo su scorrimento intestazione. Ci sono vari effetti, ok? Quello che mi interessa a me è bloccata. Ora andiamo a riprodurre la schermata home, quella di benvenuto, quindi questa parte centrale. L'editor di Wix funziona a sezioni, ovvero per aggiungere una nuova striscia, appunto una nuova parte di sito, bisogna aggiungere una nuova sezione. Di default ce n'è sempre una, quindi quello che andiamo a fare è rinominarla, perché poi ci servirà dopo per gestire il menu. Quindi chiamiamola home. Ok, e sempre utilizzando la barra degli strumenti gli diamo un'altezza di 850 pixel. All'interno di questa sezione andiamo a inserire una nuova striscia, sempre vuota. Quindi qual è il meccanismo che Wix adotta? La sezione funge da contenitore e all'interno di questo contenitore andiamo a inserire tutti gli elementi che servono appunto poi per dare il design al sito. Allora, anche a questa striscia diamo un'altezza di 850 pixel e cliccando su allunga scegliamo di avere dei margini a 74 in modo tale che non è completamente pieno, non va a riprendere l'intero contenitore ma ha dei margini laterali sia a destra che a sinistra. Poi andiamo a cambiare lo sfondo, basta selezionare la striscia e cliccare su cambia lo sfondo della striscia. Qui possiamo scegliere tra colori diversi, anche un video e delle foto. Io clicco su foto. Cliccando su carica media puoi andare a importare appunto le tue immagini, quelle che hai appunto per personalizzare il tuo sito web. Mentre su esplora media da Wix hai a disposizione tantissime immagini, illustrazioni, emotivi eccetera eccetera gratuiti già all'interno del tuo account Wix. Io ne vado ad utilizzare proprio un'immagine di queste. Ecco qui l'immagine che ho scelto, cambia sfondo. Ok, poi clicco su impostazioni. Il colore dietro l'immagine inserisco il nero e poi do all'immagine un'opacità del 60% per ottenere questo effetto un po' scuro.
Come ultima cosa inserisco anche un effetto di scorrimento. Ce ne sono tantissimi. Quello che utilizzerò io è parallasse. Ok, inseriamo adesso il testo. Barra laterale, aggiungi testo, aggiungi titolo 1. Lo centriamo per bene. Modifica testo. L'allineamento è centrato. Cambiamo solo il colore, mettiamo il bianco. Allarghiamo un po'. E andiamo a modificare il testo. Inseriamo il sottotitolo, che è un titolo 5. Facciamo la stessa cosa, modifica testo, cambiamo l'allineamento e modifichiamo il colore. E inseriamo un'icona, cioè la freccia. Andiamo sempre su elementi, decorativi, frecce e cerchiamo la nostra freccia. Seleziono questa, aggiungi la pagina. Ok, la capovolgiamo completamente. Perfetto, allineiamo al centro, diminuiamo un po' le dimensioni. Design, gli modifichiamo il colore. Adesso allineo al centro tutti e tre gli elementi, quindi i due testi più l'icona. Per selezionare tutti e tre basta cliccare su Shift e poi selezionare tutti e tre gli elementi e li allineo al centro della nostra schermata. Voglio fare una cosa in più, voglio aggiungere un ulteriore effetto sia al testo principale che al sottotitolo. Per farlo li seleziono tutti e due, clicco su animazione e vado ad aggiungere l'effetto rivela, personalizzo e aggiungo un ritardo di 3 secondi. Ora, prima di andare avanti, mi sposto sull'editor mobile per andare a sistemare il sito web. Clicco sullo smartphone qua in alto, che ti indica appunto passa mobile, e come puoi notare c'è qualcosa da sistemare. Andiamo a farlo subito. Anche qui ha riportato la striscia che abbiamo inserito nella versione desktop con le due colonne. Quello che andiamo a fare adesso è un attimo riportarla su e seleziona la prima colonna e con la barra di strumenti andiamo a dargli un'altezza di 60 pixel e facciamo la stessa cosa anche con la seconda colonna, 60 pixel. Ok, tiriamo in alto le due colonne e diamo invece all'intestazione, che è delineata dal contorno arancione, un'altezza di 120 pixel. Però io non voglio che il nome dell'attività e l'icona del menu siano in alto e il tasto sotto, ma viceversa. Per farlo in realtà basta selezionare semplicemente gli elementi e spostarli giù. Seleziona il tasto, portarlo nella colonna in alto, poi dargli una lunghezza di 280 pixel e un'altezza di 40. Portiamolo completamente al centro, ok. Il testo va bene 22 pixel e l'icona del menu lo andiamo a modificare. Selezioniamo l'icona e poi clicchiamo su Design. Ce ne sono diversi preimpostati, quello che interessa a me è questo qui. Clicchiamo, personalizza design, il colore dello sfondo lo eliminiamo, l'icona lo facciamo il solito viola, bordi e angoli vanno bene così, anzi gli angoli, i raggi eliminiamoli tutti e poi eliminiamo anche l'ombra. Lo allineiamo al centro. Clicchiamo di nuovo su Design perché dobbiamo anche modificare l'effetto che si ha quando il menu è aperto. Come vedi rimane il colore arancione che non ci interessa, quindi anche qui sfondo del tasto eliminato, icona viola e rimuoviamo anche qui l'ombra. Già che ci siamo andiamo a sistemare anche la prima striscia che abbiamo inserito, cambiamogli l'altezza e diamogli un 350 pixel. Ok, il titolo principale 35 pixel, mentre il sottotitolo 20 pixel, però vado a ridurre un attimo la sua larghezza. Allineiamo al centro e ovviamente diminuiamo anche le dimensioni della freccia. Perfetto, selezioniamo tutti e tre gli elementi come prima, li riportiamo al centro, allineiamo la freccia e diamo anche qui lo stesso effetto di scorrimento che abbiamo dato nella versione desktop. Quindi selezioniamo tutti e tre gli elementi.
animazione, rivela, però in questo caso dal basso. Facciamo un'anteprima del sito che stiamo creando. Questa è la versione mobile con il tasto in alto e tutto il resto. Poi se clicchiamo su passa desktop, questa è la versione per i PC. Questo video termina qui, spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato di aiuto. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti l'uscita dei nuovi video tutorial. Prima di salutarti volevo dirti che se sei veramente interessato a Wix, allora ti consiglio fortemente di seguire anche il mio profilo Instagram, perché lì pubblico ulteriori contenuti pratici che ti aiuteranno a creare il tuo sito web in autonomia proprio con Wix. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!